Ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questo sarà un Get Ready With Me perché ho da parlarvi di un po' di cose. Quindi, siccome era tanto tempo tra l'altro che non facevo un Get Ready With Me, ho detto vabbè, facciamolo così almeno parliamo un pochino di qualche novità che ci sono. Niente di così particolare, però mi faceva piacere farvi sapere tutte le cose nuove che ci sono. Quindi inizio subito anche perché faccio una cosa molto tranquilla, devo andare a trovare la mia nonna, quindi non faccio niente di così particolare. Intanto vado ad applicare la crema idratante questa qui dei Provenzali che avevo fatto anche la recensione, magari se prendo lo specchio anche meglio, ecco magari sì, ora voi vedrete un po' di specchi però non importa. E avevo fatto la recensione quindi magari vi lascio il video della recensione, che l'ho ricomprata poi perché mi era finita. Comunque, allora parliamo di un pochino di cose. A parte il video di AliExpress che mi sta preoccupando un attimo perché, cioè non tanto il video in sé, ma mi mancano delle cose, cioè mi devono arrivare ancora delle cose, però non ho notizie, nel senso che una che dovrebbe essere una tinta labbra, l'hanno spedita, ho fatto l'ordine il 4 di marzo, me l'hanno spedita il 4, cioè è partita via aereo il 4 di aprile, quindi ci ha messo un mese per essere spedita e questa cosa non è che mi faccia troppo impazzire, nel senso che insomma via, un mese per inviarla mi sembra un po' tantino. Vado ad applicare il burro cacao, questo qui dell'Yves Rocher, anche di questo io ho fatto il video haul. Quindi poi le altre tinte labbra non hanno la tracciabilità, nel senso che è tutto complicato, quindi non ho voglia di andare a vedere la traccia, cioè nel senso ora magari mi ci metterò, però non ho notizie. E di altre due cose, anche di quelle non ho notizie, anzi no, una l'hanno spedita il 16 di marzo, se non sbaglio. E quindi, boh, non lo so, mi sta un po' preoccupando questa cosa. Vado ad applicare il fondotinta, il Pure Nude, questo qui della Essence. E quindi, non so, non lo so, mi preoccupa un po' perché, diciamo che sto pennello inizia a perdere peli, porca miseria. E quindi sì, mi preoccupa perché insomma, ora è la seconda volta che io ordino da AliExpress, però ecco, che me l'abbiano spedita dopo un mese, quella cosa lì non mi piace per niente. Comunque, al massimo, a parte che vabbè, si parla di un euro e qualcosa, forse neanche un euro, quindi la cosa è abbastanza tranquilla, però un po' mi scoccia perché infatti aprirò un po' la controversia, che c'è proprio l'opzione, o se no aspettiamo e vediamo un attimino come procede. Intanto comunque sia le cose che mi sono arrivate, ho fatto tutti gli unboxing, ora quasi quasi mi metto già a montarlo così poi ci attacco solo i pezzettini delle ultime cose arrivate, nel senso che mi avvantaggio un pochino con i tempi. Sperando che non venga un video immenso, perché sennò mi sa che mi toccherà dividerlo in due, perché il mio computer, ve lo ripeto, essendo vecchio, per un video fate conto di una ventina di minuti, ci mette sulle 5 ore per renderizzare, insomma, via, per essere salvato sul PC. Ora sarò io che magari non, come si dice, non me ne intendo più di tanto, quindi magari li salvo, salvo come file grandi e quindi ci mette tanto per questo motivo qui, però anche lì c'è da studiarci un pochino. Quindi questo era tutto per quanto riguarda AliExpress e speriamo insomma che vada a buon fine perché sennò mi scoccio, ripeto. Poi parliamo un pochino di un'altra cosa. Allora, cioè sono stata chiamata nel senso che aspettate, la cosa è un po' lunghina. Il 1° di maggio, quindi il 30 aprile, il 1° di maggio ci sarà un evento tipo Lucca Comics, per darvi un'idea, però a Pistoia e si chiama Pistoia non solo Comics. Tanto continuo io a fare il trucco, vado ad applicare questo correttore che è quello della Maybelline, l'Anti-Age. C'è questo evento che si chiama Pistoia non solo Comics. Ed è nella zona quella industriale, da quello che ho capito, vicino alla stazione. Quindi poi magari comunque vi metto nell'info box il link dell'evento, così vedete che c'è scritto tutto. Ci sono anche se volete comprare le prevendite, insomma. E praticamente mio fratello è nell'organizzazione di questo evento e io sono stata chiamata
in giuria praticamente, perché la domenica, quindi domenica 1º maggio, ci sarà questa gara di cosplay e appunto io, insieme ad altre persone, sarò in giuria a valutare appunto i costumi delle persone che parteciperanno. Io naturalmente in particolare tutti votano tutto, però io in particolare mi focalizzerò sul make-up, quindi tutto quello che riguarda il make-up e la realizzazione dei propri trucchi, insomma. E è una cosa che inizialmente, cioè, mi ha un po' presa alla sprovvista, perché ho detto, oh mio Dio, cioè io, sapete, non mi ritengo, io non sono né una truccatrice e né niente di che, nel senso, io lo faccio per passione. So di non essere quella grande bravura, assolutamente, infatti, per esempio, una ragazza mi disse, prima di fare i video tutorial impara a truccarti, ma io non ho mai detto di essere una makeup artist, non ho mai detto di aver fatto una scuola per quanto mi piacerebbe, io lo faccio semplicemente per passione, poi naturalmente può piacere e non piacere, se non vi piace chiudete semplicemente il video e nel senso io non cioè sinceramente, ripeto, lo faccio talmente tanto per passione che mi venga bene o che mi venga male, l'importante è che mi piaccia farlo. Finché mi piacerà farlo, continuerò a fare video. Quando non avrò più voglia di fare video tutorial, non li farò più. E quindi tutto qui, nel senso. Quindi sono rimasta un pochino alla sprovvista. Poi però è una cosa che, nel senso, alla fine appunto voto l'insieme, quindi non è che è proprio specifico nel trucco. Però sono entusiasta di questa cosa, infatti non vedo l'ora che sia il 1º maggio. Ripeto, vi lascio tutte le informazioni, quindi praticamente il link del sito, il link della pagina Facebook nell'info box dove trovate tutto, praticamente chi c'è in giuria, tutte le cose che ci saranno tipo le auto, ci sarà la DeLorean di Ritorno al Futuro, quindi ci sono tutti i padiglioni con tutti, insomma, tipo le bancarelle appunto per comprare tutte le cose corrispondenti a questo mondo che diciamo io non me ne occupo più di tanto, però sono andata spesso a qualche evento, quindi più che altro per Cristian, perché Cristian è patito di queste cose. E quindi insomma questo. Poi appunto io sarò in giuria, quindi se vi fa piacere magari venite. L'ingresso non costa tantissimo, costa sulle 4 euro e praticamente se prenotate il biglietto avrete anche tipo uno sconto per lo zoo, se non sbaglio, e per la pista di go-kart. Comunque, guarda, siccome queste cose le so perché le ho lette, però naturalmente se andate a dare un'occhiata ai vari siti, alle varie pagine, trovate tutto per filo e per segno, quindi vi consiglio di andare a vedere, anche perché io magari posso anche perdermi qualcosa di vista. Naturalmente poi più avanti farò, cioè più avanti, allora non troppo più avanti perché il 1º maggio è abbastanza imminente, farò un video specifico anche con la ragazza di mio fratello che sarà la presentatrice della gara, di modo tale che lei saprà darvi tutte le indicazioni anche più specifiche, perché anche lei insomma essendo nell'organizzazione hanno fatto vari incontri, ne ho fatto solo uno, quindi lei sa magari più cose di me, ecco, essendo una delle appunto organizzatrici. E sono contenta, quindi magari se vi fa piacere, se siete nelle vicinanze, no, naturalmente, io sinceramente delle mie iscritte non so da dove veniate precisamente, però magari se siete nelle zone, Toscana, queste parti qui, se vi fa piacere, a me farebbe piacere che veniste. E ripeto, l'ingresso dovrebbe costare sui 4 euro, credo, non di più. E perché appunto è il primo evento di questo genere a Pistoia e quindi sono contenta soprattutto anche per mio fratello che comunque ha trovato il suo ambiente perché lui è patito di queste cose, quindi sono contenta che abbia trovato delle persone con cui sviluppare anche i suoi interessi e che poi comunque sia diano dei risultati. Poi naturalmente non si sa come andrà questa cosa perché naturalmente essendo la prima non si sa quanta gente ci sarà, insomma immagino che comunque non sia una cosa leggera organizzare tutto, anche perché scusate, è che ho il fondotinta questo minerale della Benecos che è quasi finito, quindi mi tocca sbatterlo e quindi insomma sono contenta perché voglio dire, anche se, ripeto, io non mi sento nessuno, perché non mi sento assolutamente nessuno,
Però mi fa piacere, ecco. Poi in realtà ultimamente il canale mi sembra che stia andando bene, nel senso a me. No, non so come spiegarvelo perché magari poi mi spiego male e vengo fraintesa. Però mi fa piacere il fatto che voi lasciate i commenti. Anche su Instagram una ragazza mi ha scritto: sei una delle youtuber più sincere, più simpatiche. Cioè, a me queste cose mi riempiono veramente il cuore. Il fatto della simpatia, nel senso, non lo so perché non si può stare simpatici a tutti. Quindi io, nel senso, ci sono persone a cui sto simpatica, altre no, però me ne faccio una ragione. Però il fatto che proprio mi venga specificato il fatto della sincerità, questa è una cosa che mi fa davvero piacere perché la mia apertura del canale e quello che voglio trasmettere tramite i miei video, anche videovlog, è la semplicità, nel senso io ho una vita completamente nella normalità, non faccio niente di così astroso. E quindi mi piace proprio che arrivi questa cosa della semplicità, che naturalmente io penso che chi vive nel mondo di YouTube, o perlomeno chi vede video su YouTube, siano la maggior parte persone nella normalità, ecco, quindi mi piace, ecco, essere al pari di tutti, ecco, non mi sognerei mai di mettermi un gradino sopra qualcuno e quindi appunto mi piace che arrivi che io riesca a trasmettere questa cosa della semplicità. E quindi insomma. Comunque, poi un'altra cosa di cui volevo parlarvi è il lavoro. Allora, avevo girato un videovlog l'altra settimana che però poi non ho caricato perché l'ho girato con il telefono e devo ancora capire come funziona iMovie, nel senso che l'ho scaricato sul telefono, però devo ancora un attimo prenderci la mano. E comunque, il lavoro sono stata presa in un negozio che è qui all'Esselunga a Pisanova, quindi insomma un negozio in un centro commerciale qui a Pisa che si chiama Croma. È un negozio di vestiti che vende Guess, Rinascimento, Pinco, Twinset, insomma un po' di marche. E sono stata presa come stagista a 20 ore, quindi un contratto molto semplice. Per un anno, quindi insomma, vediamo un attimo. C'è stata questa settimana, tra virgolette, di prova che bisognava aspettare che arrivassero tutti fuori del commercialista, quindi vediamo un attimino come procede. All'inizio è stato un po' così, nel senso che è un ambiente molto diverso da dove lavoravo prima, non tanto per il prodotto in sé, ma proprio per il tipo di cliente, il tipo di negozio. Insomma, un'altra cosa. Quindi diciamo che ho avuto i primi giorni che mi sono dovuta un attimo ambientare e capire il modo di pensiero anche di quel negozio lì, perché naturalmente non tutti i negozi sono uguali, soprattutto dove lavoravo prima, che era più una sorta di boutique, il tipo di cliente era diverso, quindi comunque l'approccio era sempre di un certo livello, nel senso che sì, era alla mano anche lì, però dovevi essere sempre molto composta perché era un tipo di clientela un pochino non anziana, perché poi diciamo che non è che tutti erano anziani, però comunque la maggior parte era di una certa età, quindi uno ci doveva avere anche un certo rigore. Anche di qua, però di qua diciamo che è un pochino più alla mano come tipo di clientela, cioè si va dal cliente giovane giovane al cliente più grande, però è più vasta, ecco. E però appunto ho avuto un po' di giorni per ambientarmi, ora diciamo che ci sono entrata abbastanza dentro e tutto sta ora nell'imparare bene insomma i prodotti. Ma porca te, Deva, Dio mio, accidenti, non voglio fare le cose di diretta, poi devo entrare un pochino nell'ambiente, nel senso che imparare un po' il prodotto, dove sono le cose. Perché di modo tale che quando una cliente mi chiede una cosa io so già dove andare in diretta senza dover stare a fare troppi giri di parole, ecco, diciamo così, detto proprio papale papale. Però comunque mi sto trovando bene anche con le commesse. Ora diciamo che è tutto molto più tranquillo. Anche la titolare è veramente una persona, per quel poco che la conosco naturalmente, perché non è che la conosca tantissimo, però per ora mi sembra una persona assolutamente per bene, niente da dire. Quindi anche del lavoro, insomma, è un po' così.
comunque è comunque un contratto da stagista 20 ore, quindi la paga, diciamo, a fine mese è quella che è. Però naturalmente per ora c'è questo e ci accontentiamo. Diciamo che comunque sia sono 20 ore settimanali, quindi è abbastanza gestibile la cosa. Io faccio praticamente fine settimana, venerdì, sabato e domenica di prassi, poi mi avanzano tipo 2 ore e a seconda delle esigenze del negozio le faccio negli altri giorni. Quindi insomma, comunque è gestibile la cosa, anche ho anche il tempo per fare le mie cose, quindi va bene. E poi vediamo, perché mi ero fatto un programmino mentale, ma naturalmente i miei programmi mentali poi vanno sempre a quel paese. Un'altra cosa che volevo dirvi è che volevo un paio di ragazze, forse me l'hanno richiesto, fare qualche video di cucina, perché non so se mi seguite su Instagram, vi lascio anche del mio profilo Instagram il link qui sotto. Spesso, siccome io ho fatto un corso di pasticceria, spesso mi diletto in ricettine di dolci e cose varie. Quindi metto le foto e un paio di ragazze mi hanno chiesto se appunto facevo dei video di cucina. In realtà ci avevo già pensato da un po', però non lo so, o apro proprio una rubrica che parla appunto di queste cose qui, tipo in cucina con White, una cosa del genere, che sarebbe interessante, magari anche fare qualcosa di particolare nel montaggio piuttosto che... Oh, santo Dio. Piuttosto che magari montarli semplicemente, fare qualcosa tipo di velocizzato, qualche mini video, era non proprio come quelli che si vedono in giro su Facebook adesso, però qualcosa di non troppo parlato, ecco, anche perché un video di cucina poi lungo un quarto d'ora, due boccoli ti vengono. E quindi insomma una cosa del genere mi piacerebbe. Anzi, oggi in realtà avevo pensato di fare un dolce, perché naturalmente se faccio una videoricetta voglio fare qualcosa che io ho già fatto, quindi che sono sicura che venga bene, ecco. Non è che voglio farvi ricette che so che vengono schifezze, perché non avrebbe senso. Ecco, naturalmente ho preso la paletta sbagliata. Quindi anche su questo ci sto un attimino pensando e l'idea che devo dire che mi piace abbastanza, anche perché anche lì è una cosa che mi piace fare. Poi, naturalmente lo so che un canale YouTube all'inizio è sempre meglio incanalarlo in un solo argomento, tra virgolette. Però, in realtà, siccome, ripeto, il mio canale l'ho aperto per condividere, tra virgolette, le cose che a me piace fare e le cose che a me piacciono, perché no? Cioè, nel senso, alla fine questa è un'altra mia grande passione. Cioè, io ho 300 miliardi di passioni e poi mi faccio le domande su cosa vorrei fare nel mio futuro. Cioè, rendiamoci conto. Questi grandi problemi mentali che mi sono sempre fatta e che purtroppo mi farò fino alla fine dei miei giorni, perché tanto mi conosco e anche se le cose possono andare un pochino meglio, io naturalmente ho sempre le mie paranoie. Spero di non essere l'unica, perché veramente, se no, oh mio Dio. Quindi, questa cosa qui della rubrica, magari in cucina, mi potrebbe interessare. Aiuto. Ho messo gli occhi su una palette, cioè già da un po' è uscita, tra l'altro non è neanche nuovissima. Però naturalmente il prossimo stipendio mi sa che cederò. È la Duochrome di Neve Cosmetics. E veramente, cioè, mi sono innamorata di quella palette. Io diciamo che l'avevo sempre vista in video e non l'avevo mai swatchata. Andai a Pistoia appunto per fare un incontro dell'evento. Si andò in centro, c'è questo negozio che non mi ricordo come si chiama, però non me lo ricordo, che ha la Neve Cosmetics, c'aveva la Duochrome, l'ho swatchata. E ragazze, sono dei colori veramente fantastici, cioè, infatti penso che il mio prossimo acquisto di make-up sia quello. Poi tra l'altro era... Abbiamo iniziato a uscire con una coppia, che praticamente lui sarebbe un amico di Christian. Era tantissimo che non erano più in contatto, però si sono visti per caso per Pasquetta, quindi abbiamo iniziato ad uscirci. Tra l'altro saluto Giada, che credo che dovrebbe avermi iniziato a seguire, credo, non lo so. Comunque, ciao Giada, se stai guardando questo video. E anche lei
insomma, è appassionata di make-up e cubi o così, e gli ho detto di questa erboristeria che c'è a Lucca. Avete visto anche dei video vlog? Sì, penso. Sì, un paio ne dovrei avere. Uno sicuro, quando andavo a comprare il correttore della color caramel. Quindi gli ho detto, fa no, davvero, cioè no, perché lì hanno anche la sua bio, lei non lo sapeva, fa no, allora bisogna andarci, quindi sicuramente poi quando avrò lo stipendio ci andremo, anche perché ora sarebbe una tentazione troppo grande, quindi no, non resisterei assolutamente. Quindi non so quanto sta venendo lungo questo video, io lo so che quando poi faccio, perché vedete i get ready, quando anche prima li facevo, cercavo di farli sempre con la musica, perché tanto se chiacchiero io, alla fine, perché io poi ci sto tre quarti d'ora a chiacchierare e perdo tempo. In realtà il trucco che ho fatto è molto semplice, cioè ho messo solo l'ombretto sul rosato, matita, mascara e poi ho fatto un po' di contouring, ma per il resto è una cosa molto semplice, però naturalmente mi dilungo a chiacchiere. Ma va bene così, senza parole. Comunque, vado a mettere anche il rossetto matto. Ah, un'altra cosa! Si vede che era un po' che appunto non facevo video chiacchiericci. Devo farvi il video della mia postazione make-up. Fatemi sapere se vi può interessare. Perché ho sistemato, sono andata da Ikea e ho comprato quei, insomma, separatori per cassetti. Naturalmente non avevo preso le misure dei miei cassetti, non c'entravano, li ho dovuti tagliare con le forbici, infatti sono un po' sbilenchi. Però almeno le cose sono un pochino più sistemate. Quindi vi volevo fare il video anche della postazione make-up, che non l'ho mai fatto. Poi dovrei farvi l'home tour, se l'home tour, buona, il room tour, che però, come vi ho già detto come vi ho già detto nel video degli adesivi da muro, lo metto qui sopra. Ho intenzione di cambiare un po' di cose, vi do un'idea, però non è ancora sicuro perché c'è un po' da valutarlo. Avete presente all'IKEA quei letti con il solpalco, quindi tipo letto a castello, però una piazza in mezzo? Ecco, avevo intenzione di sostituire questo letto qui e metterci il letto appunto a castello, di modo tale che qua sotto io avrei tutto lo spazio per, praticamente recupererei uno spazio enorme della mia stanza, avendo il letto rialzato. Però naturalmente non sappiamo insomma, quanto regge quel letto, se è molto stabile. Io ho letto delle recensioni, però ecco, nessuna che dicesse ok, è stabile, ci puoi fare quello che ti pare, ci puoi saltare anche sopra. Quindi è una scelta, non costa tantissimo perché costa sulle 180 euro se non sbaglio, quindi non è una spesa così grande per un letto, anche perché poi il materasso fate conto che io ce l'ho già. Sarebbe poi solo da capire come piantarlo, cioè piantarlo al muro, come fermarlo al muro e magari sotto metterci dei rinforzi, quindi sotto la rete, sotto le doghe metterci altri rinforzi. Quindi è una cosa un po' da studiare. Ecco perché appunto non ve lo faccio subito al room tour, perché c'è questa idea in mente che appunto volevo aspettare. Anche perché io sono sempre stata una che ogni poco mi viene la voglia di cambiare qualcosa nella stanza. Il problema è che ho sempre avuto la sfortuna di avere stanze piccoline. Fin da quando ero piccolina, che c'era il letto con l'armadio a ponte, quindi soprattutto il letto, quindi non potevi cambiare nulla, e la scrivania, basta, era un buco. Era un, fate conto, uno stanzino uguale, quindi cambiavi poco. Qui uguale, nel senso che questa è fissata al muro, perché se no non ci stava, quindi deve stare lì. Il letto deve stare lì perché, nel senso, qui c'è la porta, vedete qui c'è la tenda con la porta, quindi qui il letto non c'entra. Qui c'è la scrivania, quindi resta tutto così, non posso spostare niente, a parte magari mettere qualche mensolina. Di là nella stanza dell'armadio uguale, perché gli armadi sono tutti fissati al muro e non puoi cambiare molto altro. Quindi vabbè. Comunque ragazze, questo era un Get Ready With Me, vi faccio vedere il trucco, magari da un pochino più vicino. Cioè, nel senso, non è praticamente niente di che, era solo per chiacchierare un pochino. Ho messo questo ombrettino che dà un pochino di luce con un pochino di matita. Poi, però, naturalmente, se vi fa piacere che io faccia altri video tutorial di make-up un pochino più particolari, richiedetemelo qui sotto, perché comunque a me fa piacere. Se una cosa poi è richiesta, mi fa altrettanto piacere, perché un conto è fare una cosa che magari a voi poi non interessa, per quanto a me possa piacere farvi, cioè farvi il video, però se poi non mi interessa,
Cioè, visto che ora siamo comunque un tot di iscritti, mi fa piacere fare delle cose che interessano a voi, non che interessano solo a me, sinceramente. Quindi, io vi mando un bacio grandissimo, un grandissimo saluto. Scusate se vi ho morda. Mi impiccico. Se vi ho ammorbato con le mie chiacchiere, però spero che vi sia piaciuto il video. Ciao a tutte!